Un carion di emozioni tra rivoluzione e miseria, ribellione e rinascita, quello che coinvolge l'uomo nei percorsi di vita, che si intrecciano sul palcoscenico di un teatro fatto di piccole e misere cose. De Relationibus sulla miseria del genere umano, un'opera sacrale interpretata e diretta dal duo messinese Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo, rappresenta con semplicità formale un inedito e quasi ironico Leopardi attraverso le sue due operette, una infelice e l'altra immorale. C'è un lavoro intorno al tema della piccolezza dell'essere umano per quanto riguarda la prima operetta, che è il Copernico, lì dove c'è una considerazione intorno all'uomo come un essere piccolo rispetto all'universo. La seconda operetta, Galantuomo e Mondo, intende porre invece l'attenzione su questa impossibilità per l'uomo di considerarsi quello che è. Gli attori, come due artisti di strada, accolgono il pubblico già in scena come se fosse un anfiteatro greco, due carretti che componendosi diventano un teatrino, che poi viene smontato e distrutto nella seconda operetta. Da lì nasce la riflessione sulla fragilità dell'uomo e la decadenza della poesia e del teatro, sempre più isolato. C'è un discorso sul teatro che è chiaramente, come dire, un po' abbandonato, un po' dichiaratamente messo da canto, e quindi è un po' il nostro punto di vista sulla forza del teatro e sul valore politico che non deve essere minimamente messo da canto. Rossana Muraca per la CNews 24.